Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Valex Rossi de Fiducia. Siamo qui ritornati in questo nuovo video. Come state vedendo, una carriera solo per YouTube, perché ne sto facendo alcune su Twitch, che vi invito a passare dal link in descrizione. Adesso passo dal link in descrizione, Twitch. E intanto facciamo qui carriera, sovrascriviamo qua, mettiamo carriera, che ragazzi oggi mi sono alzato con una voglia, perché ragazzi Barcellona si alza con le voglie, e ho detto ma una carriera con la Fiorentina, riportarla in Europa slash in centro, il mio obiettivo è portarla quantomeno in Europa League. Ma se riesco a portarla su in Champions League sarebbe forte. Adesso ragazzuoli miei, andiamo a fare il mercato. Intanto la formazione della Fiorentina è questa qui: Dragoschi, Milenkovic, Pezzella, Calderes, Ulgar, Benassi, Di Rola, Castrovilli, Tabber. Allora, Premessa, sto modulo mi fa cagare il campo. Io voglio giocare con il COC. Magari andare a prendere uno un modulo così non sarebbe male. Adesso più avanzato non sarebbe male, perché quello che hanno adesso loro è con i due attaccanti, ma io vorrei prendere anche uno, perché giocano col CDC, ma potrei anche prendere questo qui e mettere, non ci sta quello, perché la difesa a 3 ragazzi ci potrebbe stare, ma non saprei, siccome non lo so, intanto fatemi vedere un pochettino che prendere o no. C'è qualcuno che possiamo venderne. Allora intanto Dragoschi ha un età 21, 75 di overall, di overallino. La Fonte che io richiamerei e manderei, però raga, ma la Fonte, oh porco zio, ma mi state dicendo che la Fonte ha più overall di Dragoschi, Terraciano comunque, Terraciano 29 anni, 71, vattene, voluto a fare in kill. Poi abbiamo il grandissimo Biraghi che sta lì dov'è, abbiamo qua, andiamo in prestito questo terzino sinistro, Ranieri sta lì dov'è, Igor si potrebbe anche terminare presto, perché a me un mo piace. Cetterini, 27 anni, 71, possiamo tenerlo come panchinaro. Milenkovic, 21, 76, ok. Pezzella, 28, 79, io diciamo che lo metto sulla lista trasferimenti. Se mi arrivano offerte buone, ci penso. Caceres, ragazzi, 32 anni, giocatori, perché voglio fare un mix tra giocatori giovani ed esperienza per arrivare a questa carta di Champions League. Venuti ragazzi, siamo venuti di qua per vedere, venuti Anna Badeli, per favore, in prestito, pure da 25-77, va bene. Sai che un Veretù non lo chiamerei. D'Albert è in prestito, porca troia. Ribery si tiene. Benassi, 24 anni, 76, si vende, perché Benassi si vende. Augello qui si manda in prestito. Castrovilli si tiene. Duncan, che porco zio, in prestito, tutti in prestito ragazzi, tutti fottutamente in prestito. Poi Lirola in prestito, porca troia, io ti giuro mi richiamerei tutti questi qua e me li venderei tutti in prestito.
sottile, vada a dire fanculo, va. Che zalo, va a dire pure in prestito. Chiesa, qua me, in prestito. Questo qui, sto ragazzino, mandiamolo in prestito. Vlahovic, mandiamolo in prestito. E Cudrone in prestito. Praticamente abbiamo una squadra di prestiti. Abbiamo una squadra di prestiti, raga. Abbiamo una squadra di prestiti. Allora, vediamo un attimino. Che abbiamo qua? Porca. Abbiamo. Allora, intanto io mi cambio sto modulo che mi fa schifo a cazzo. Ma raga, raga, pensatela come. Poi fatemi sapere nei commenti se ho fatto il modulo giusto, raga. Allora, facciamo così. Potrebbe esserci pure questo qui, bello avanzato, con questo offensivo. 4-3-1-2. Però senza gli esterni. Questo non mi dispiace, questo è il 4 largo. Ma lascio quello che ho appena messo, raga. Lascio quello che ho appena messo. Allora mettiamo Chiesa come esterno, Benassi al posto porco zio Lirola. Mettiamo, andiamo a metterci il nostro Francone Ribery. Poi vediamo un po' Pezzella, Casares, minchia Casares, Casares per favore, mettiamoci, non abbiamo difensori. Ne abbiamo difensori, boy. Sì, li abbiamo. Eccolo qui, Milenkovic. Non abbiamo terzini destri, boys. Ci abbiamo venuti. Siamo venuti di qua per vedere un cazzo. Niente, boys. Lasciamo lì Casares, che potrebbe giocare anche lì. Terzino destro, sì. Pezza Casares, Pezzella, Milenkovic, Dalbert, Ribery, Castrovilli, Chiesa, Pulgar lo potrei mettere qui come CC e Cutrone come ATT, ragazzi. Intanto Vlahovic passa qui al posto de Kwame, questo è Kwame, raga, e facciamo così un po' cosa combiniamo, ragazzi. Abbiamo perso Francoforte, porco zio. Giocatori per i nostri calciatori, intanto simuliamo questa partita, raga, e vediamo un po' di che morte moriremo. Abbiamo perso 2-1 con l'Hertha Berlino, diciamo che con le squadre estere stiamo a fare schifo, con le squadre straniere facciamo un po' veramente schifo. Siamo a 0 punti, quindi ci serve la punta di Beto. È arrivato il prestito per Vlahovic, che avevo messo in prestito, quindi accetto il prestito e c'ho Vlahovic. Vlahovic è il primo che ci saluta in prestito, ragazzi. Allora, avanziamo la partita con un cast, almeno vediamo questa bellissima cosa. È arrivata un'offerta per Chiesa, ragazzi, che io giustamente andrò a rifiutare, perché Chiesa deve essere al centro del progetto, il nostro progetto mix tra giovani e vecchi, per questa salita in Champions League, ragazzi. Allora, intanto facciamo così, andiamo. Almeno con Newcastle 2-2, Chiesa Ribery, ragazzi, ci sta. È arrivata, c'è andato il premio pieno di 1.300.000 euro. La prestazione in Coppa Italia Internazionale, vabbè, si è infortunato per 7 giorni Casares, ragazzi, Benassi. Che comunque io voglio vendere, cioè, perché mi è arrivata questa offerta, posso chiedere fino a 14 milioni, perché io volevo prendere altri attaccanti, perché Benassi non mi piace come giocatore. Poi fatemi sapere nei commenti se voi Benassi l'avreste venduto oppure no, non è detto, perché noi dobbiamo trattare con il Leone. Posso chiedere fino a 14 milioni, io se ne chiedo 12 e mezzo e tu mi accetti 9 e mezzo e niente, dai, 9 e mezzo, io chiedo, famo 11 milioni e mezzo,
12 milioni, 10 milioni, vamo così raga, 11 milioni, 10 e mezzo, 10 e mezzo, 10 e mezzo, accettiamo 10 e mezzo, Benassi a 16 milioni. Questo qui c'ha 21 anni, 76, 21, 76, 21, 76, oh, io posso chiedere una ventina di milioni, se mi accetta, se no me lo tengo molto volentieri, Allora, intanto aspetta che devo staccare subito da Joe Pedro, raga, perché la stella sua è importante. No, per carità di Dio. Per carità di Dio, raga. Andate per il prestito, una clausola. No, inizio a trattare con il club. Sai che queste clausole qua. Ma io ti scambio, allora ti do. Carissimo Cagliari, vi do in attacco, prendetevi, quello cazzo so. Vi do un bel terò, non compri il cazzo Chicco, famo 9 milioni, va. Famo 9 milioni, tutterò, yeah, sì, arriviamo alla cifra del cartellino. Guarda, sono pure un po' buono, ragazzi, sono buono. Ma 13 milioni mi fai? Io te ne faccio 10. No, no, io te ne faccio 10. E vado a 12 milioni. No, ragazzi, guarda. Oh, hai rotto il cavolo. Se ne faccio 11 e non se ne parla più. Se ti scordiamo più di quelli che ti hanno fatto gli altri. Oh, hanno accettato. Il giocatore è il figlio di questa squadra, Fiorentina, 100 sveglio, quanti scherzi ragazzi, la cifra, e niente, amo preso ragazzi, il giocatore. Adesso mi vado a prendere un Sandrino con Ani, cambio i giocatori un po' sempre non fissi, te do Augello, no, non fai altro ruolo, giocatori centrali te posso da al massimo, posso nessuno, Tanzini, posso da questo qui, se lo vuoi, quanto vuoi 25 milioni, 25 milioni, tu sei pazzo, ma tu sei pazzo di testa, sei uscito pazzo di testa, 12 milioni, mi dice 29, ma non ti do la clausola, io chiedo 17, questo qui 18enne non lo vogliono, offre altro ruolo, Alichio, vedi se sì, lo faccio vedere qui, c'è Pulgar, Castrilli, Pulgar, offri 10 milioni, il suo valore del cartellino 10 milioni, io sto spendendo 10 milioni, questo ti è costato anche che sto spendendo 10 milioni, state contattando che ho offerto 10 milioni, no, ecco, già con Fofanasi potrebbe già ragionare un attimo, perché io gli faccio 1,5 milioni,
senza bravo per il recessore, un asterisco per prendere questi 300 euro in più ed è felice. Quindi il primo acquisto di questa Fiorentina, che il secondo acquisto hanno preso Giobello e hanno preso De Paul. Paul c'è un attimo buono lì perché dovete un attimo capire. Mi serve pure il direttore centrale che comunque andiamo a vedere un attimo. A Seco Fofana. No, sì, 4 anni ci sta, ragazzi. Unione clausole accessoria, stipendio. Ne pia 15, sceglie da 20, è contento, Fofana, felice e contento, ciao. Ma? Ma questo è un figlio di... Tanto, fammi vedere se mi convince. Allora, terzino sinistro non abbiamo nessuno. Magari forse il modulo... Allora, fammi vedere un modulo a 3. 3-4 il modulo a 3 con il codice che si chiama accettiamo, bravissimo, non è esattamente la cifra. E abbiamo preso anche Bastoni, Leoni, Toys, Sepia, Greenwood, alla Fiorentina, via, oh, via Greenwood alla Fiorentina, così lo facciamo crescere alla Fiorentina. Allora, fatemi vedere qui, fatemi vedere, ho aperto per il cartellino. Cambiare il giocatore attaccanti, c'ho nessuno, c'ho i trocampisti, c'ho che posso da nessuno, sì, che posso da lui, non posso da via, non via, poi altro ruolo, non posso da lui, non posso da lui, posso da lui, che come da capire
dalla Fiorentina. Mi raccomando ragazzi, se volete un secondo episodio, la continua di questo mercato bomba, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti ragazzi. Io registrerò un successivo episodio, ma se volete il secondo episodio lasciatemi una marca di mi piace. Io avrò registrato anche il secondo episodio ragazzi, per portare avanti la carriera, quindi una e mi piace, mi raccomando ragazzi che vedete questo bellissimo episodio, mi raccomando, mi piace, mi piace, è gratuito, voglio bene e si è beccato al secondo episodio ragazzi.